Crotone, giovedì 10 maggio 2012, ore 10:30, nel piazzale dello stadio Ezio Schiele, nel piazzale Ultras, se non vado errato. Alcuni giovani disoccupati di Crotone si sono incontrati per una manifestazione pubblica, una manifestazione, come leggete, Uniti per Combattere, questo manifesto della borgata San Francesco. Un po' di rumore, ma alla fine le persone non saranno una settantina, volendo essere generosi. C'era uno striscione contro Equitalia che il vento ha già stato via, e uno la crisi la pagate voi. E qualcuno arrivando all'inizio ha detto ci sono più carabinieri e poliziotti che disoccupati, insomma gente che protesta. Poi qualcun altro è arrivato, emergenza occupazione Crotone, comune e provincia come Schettino, si legge in quest'altro manifesto. Un signor anziano poco fa si è fatto scappare, se era una partita chissà quanta gente che ci sarebbe stata. Certo, visti tanti disoccupati che ci sono a Crotone, se devono stare magari al comune o sul lungomare a non fare nulla, magari potevano fare una scappata, insomma un salto qua, dare supporto a Luca Alfì, uno dei promotori, e agli altri. Abbiamo visto pure alcuni componenti di Forza Nuova, però poco altro. La stazione di Crotone, come tante altre realtà, è drammatica e forse non si ha neanche più la forza e la voglia di combattere. Sono le 10:32, la manifestazione è in programma per le 10. Onestamente crediamo poco che possa arrivare altra gente. Un piccolo segno, abbiamo visto pure qualche giornalista, si parlerà dei disoccupati di Crotone e di questo intervento, ma non c'è stato l'afflusso sperato. I forconi siciliani sono ancora molto molto lontani da Crotone.